Ecco, qui in realtà lui inizia il testo di Homus, questo capitolo terzo di Homus che si chiama The Gay Daddy, il gay papà, se l'ho tradotto, citando un'altra intervista di Foucault. Però insomma, beh, noi adesso abbiamo detto che non riusciamo a leggere tutte. E cita proprio Foucault che dice: credo che ciò che turba in modo particolare chi non è gay, a proposito dell'esserlo, è lo stile di vita gay, non gli atti sessuali in sé. È la prospettiva che i gay creino tipi di rapporto per ora imprevedibili, questo è ciò che molti non possono tollerare. Insomma, Bersani cita varie affermazioni di questo tipo di Foucault. Criticando appunto che Foucault desessualizza l'omofobia. La desessualizzazione dell'omofobia implicita in questa citazione non è il risultato casuale di un episodio isolato. Cioè, dice Foucault, tutto il testo, ma molte interviste di Foucault, le poche interviste in realtà che lui ha concesso sull'omosessualità, condividono una desessualizzazione dell'omofobia e anche una desessualizzazione dell'omosessualità e una desessualizzazione del sadomasochismo. E lui dice a questa tesi, di desessualizzare, politicizzandole queste pratiche sessuali o queste forme di discriminazione sessuale, Bersani contrappone un'altra tesi che ha già sviluppato in questo saggio dell'87 che si intitola Il Rectum e Grave, che non è stato tradotto in italiano, e lui dice che in Il Rectum et Grave ricorda di aver affermato che l'omofobia è l'espressione in negativo di una fantasia più o meno conscia di uomini che praticano essenzialmente il sesso anale, partecipando del terrificante e presunto tale fenomeno della sessualità femminile. Quindi ha Foucault che desessualizza l'omosessualità e l'omofobia e che dice non è in questione l'interpretazione delle fantasie inconsce che riguardano l'omofobia, l'omosessualità e il sadomasochismo, ma è tutta una questione di piaceri, di sperimentazioni, di azioni, di scelte, di creazioni, di modi di vita, di relazioni, eccetera. Invece Bersani contrappone una tesi che è un recupero, insomma, di uno stile di pensiero freudiano, secondo cui l'omofobia è imparentata alla misoginia. E viene insomma il disprezzo verso uomini che attraverso la penetrazione anale partecipano al terrificante fenomeno della sessualità femminile. Da qui parte tutto questo gioco tra Bersani e Foucault, in cui Bersani prende in realtà in giro Foucault, insieme a Foucault altri autori che hanno scritto saggi sul sadomasochismo. E insomma, in particolare, Bersani appunto vuole colpire il fatto che Foucault politicizza questi discorsi sul sessuale e cerca di, appunto, di smarcarli i discorsi sulla sessualità da un'analisi delle fantasie di tipo psicanalitico. Invece, secondo, Bersani, è proprio lì che è l'interesse anche politico della questione sessuale. Tutte le pagine dopo, appunto. Riprende Foucault sul sadomasochismo, sadomasochismo come desessualizzazione del piacere, e lui stesso dice: cosa intende Foucault con desessualizzazione? Forse degenitalizzazione, perché poi ci dice che il sadomasochismo sperimenta piacere con parti bizzarre del corpo, con altre parti del corpo che non siano solo i genitali e così via. E adesso vorrei trovare qualche citazione. E insomma, prende in giro assieme a Foucault tutta una serie di altri autori che appunto come Mainz, come Rubin, come anche un attivista del collettivo, del collettivo lesbico femminista che si chiama Samoise, si scrive il nome del collettivo, che appunto politicizzano il look leather, politicizzano il
il sadomasochismo senza poi affrontare le fantasie e i desideri che sono alla base del sadomasochismo. Ecco, a questo quadro Bersani contrappone un'altra visione del sadomasochismo. Allora, pagina 90. Queste verità, insomma, ne ha prese in considerazione parecchie, vengono condite dai difensori del sadomasochismo con un sacco di belle parole su quanto sia benevola la comunità SM. Diversamente dalla cattiva società patriarcale, questa comunità infligge torture solo a chi lo desidera. La vittima inoltre ha sempre il controllo, lui o lei possono interrompere l'atto quando lo desiderano, contrariamente alle vittime di conflitti ritenuti ineluttabili della società. Si tratta ovviamente di una differenza importante. La pratica sadomasochista dipende da un reciproco rispetto, di solito assente nelle relazioni tra i potenti da una parte e i poveri e deboli, i diseredati o sottomessi della società dall'altra. Ma a queste tesi, che sono pure vere, Bersani contrappone un'altra. Il sadomasochismo è non di meno profondamente conservatore, in quanto la sua immagine del piacere viene quasi completamente definita dalla cultura dominante a cui esso crede di dare un gran rovescio sul muso. È vero che chi esercita il potere non ammette quasi mai di trarne piacere. Riconoscerlo presenta forse una sfida all'ipocrisia dell'autorità, ma certamente non all'autorità stessa. È quello che tu gli dicevi, cioè in qualche modo resta nella stanza in cui esistono rapporti di dominio e sottomissione e il dominio dà piacere. E qui riprende Foucault un'altra intervista dove Foucault dice che l'eros è assente dal nazismo. Dice Foucault invece non vuole vedere come c'è anche come il godimento e l'erotismo sia un fattore politico, immediatamente politico. In questa intervista Sade, Sergento Sex, dice che l'eros è esente dal nazismo. Secondo Bersani l'eros non è esente dal nazismo, il godimento non è esente dal nazismo, l'identificazione col leader e quindi perdere la propria identità identificandosi con un leader non è esente dalla politica, il godimento, il sessuale sono fattori politica. L'escamotage teorico della pagina 92 di Foucault non riesce in poche parole a spiegare perché questa convenzione particolare sia così utile alla ricerca del piacere. È come se la scelta sadomasochista fosse anch'essa del tutto casuale, era quello che veniva detto prima. In fondo, allora, cosa possiamo dire del sadomasochismo? Lo possiamo dire di qualsiasi perversione sessuale o dell'amore cortese. Invece questa è proprio una specificità che ci dice qualcosa di specifico sul potere, il fatto che sia anche un veicolo di identificazioni erotiche. E Bersani dice, il sadomasochismo, ben lungi dal dissociarsi da una relazione schiavo-padrone di tipo fascista, conferma in realtà un'identità tra la tale relazione e le sue stesse pratiche. Esso elimina schiavi e padroni dalle sovrastrutture economiche e razziali, confermando così l'erotismo della configurazione schiavo-padrone. Esso, dice, è stato un pezzo, rappresenta una sorta di lastra a raggi X del corpo del potere, un test di laboratorio sul potenziale erotico delle strutture sociali più oppressive. E il sadomaso rafforza tali strutture, lasciando intendere che esso esercita un'attrazione a prescindere dalle ideologie politiche che la sfruttano. Quindi cioè, è vero che nel sadomasochismo una donna può assumere un ruolo dominante e un uomo il padrone e un uomo quello dello schiavo, o che un nero può essere dominante e il bianco può essere schiavo, che c'è un rimaneggiamento dei rapporti sociali, tuttavia l'erotizzazione del potere rimane e lo schema servo-padrone rimane. Quindi in realtà se ci dice qualcosa di politico il sadomasochismo è che nel fascismo lo dice per la sua complicità con il fascismo e con l'oppressione e non perché in una visione politicamente corretta la destruttura.
Cioè, il sadomasochismo dimostra che il godimento è un fattore politico e anche il godimento della sottomissione. Però, qui poi... Bersani riprende Freud dell'aldilà del principio del piacere e dice ciò che però il sadomasochismo mostra non è soltanto che chi esercita potere ne trae piacere, ma che esiste un piacere, o meglio un godimento, il termine tecnico è godimento, anche nella sottomissione e nella perdita del potere. Innanzitutto dice, la letteratura sul sadomasochismo, e qui appunto cita questa Juicy Lucy del collettivo lesbo-femminista SM statunitense, intanto innanzitutto il grande assente da questa letteratura del sadomasochismo è il dolore. Foucault continua a parlare di piacere, è una ricerca di piacere, una ricerca di piacere, però dice, cavolo, nel sadomasochismo si esercita, si fa soffrire. Si fa godere attraverso la sofferenza, non si fa soltanto sperimentare il piacere. E lui dice: siamo così alieni dall'accettare che ci sia un godimento nel dolore, che nella letteratura sadomasochista, oltre al dolore, viene eliminato. Foucault dice: non c'è niente a che vedere con la violenza, con l'esercitare violenza sul procurare dolore. Oppure, quando viene nominato con delle strane alchimie, facendo alchimie linguistiche e concettuali, attraverso, ma giustificando questa ricerca di piacere attraverso la proiezione di neurotrasmettitori che poi provocherebbero un'estasi vicina al piacere. Quindi non accettiamo che qualcuno possa cercare dolore. Diciamo, in realtà il masochista persegue il piacere. Pagina 95 in fondo, la questione del dolore viene affrontata apertamente solo in termini biochimici o attraverso descrizioni mistiche dell'estasi cosmica indotta dalla tortura. È interessante che il discorso biochimico funga da critica indiretta proprio alle categorie del sadismo e del masochismo, categorie che presuppongono una violazione dell'opposizione piacere-dolore. Quindi in qualche modo dice, ah, il dolore libera oppioidi e stimola la liberazione di oppioidi nel cervello e quindi dà piacere. Quindi cancelli l'esistenza del dolore, riduce tutto il dolore a piacere. E Foucault in qualche modo, con strumenti diversi, fa la stessa cosa, cioè nega che ci sia un gioco di violenza, sottomissione e dolore e dice è solo ricerca del piacere. Però non è soltanto la questione che dobbiamo tematizzare il dolore. Pagina 97. Concentrarsi esclusivamente sul dolore può ostacolare la comprensione dell'autoannientamento che forse rappresenta la motivazione segreta per cui il sadomasochismo riesce a universalizzare il piacere. In tale annientamento l'io rinuncia al proprio potere sul mondo. Quindi se noi anziché politicizzare il sadomasochismo, anziché analizzarlo secondo appunto una struttura di pensiero politicamente corretta, anziché leggere il soggetto sadomasochista come un soggetto liberale, come quegli individui che cercano il proprio piacere, la propria affermazione di sé, che appunto è guidato dall'utile, dal piacere, lo leggiamo attraverso la lente della psicanalisi e quindi facciamo entrare in gioco quella rapporto di fantasie che Foucault vuole escludere dall'analisi del sadomasochismo, bisogna riconoscere che intanto non è soltanto ricerca di piacere. E che poi anche il dolore non è l'unica cosa da tematizzare. Dice, forse ciò che rappresenta la motivazione segreta per cui il sadomasochismo riesce a universare il piacere è che mette in scena il godimento dell'annientamento dell'io, cioè la rinuncia dell'io a padroneggiare il mondo provoca godimento. Attraverso il dolore il sadomaso drammatizza, il melodrammatizza la potenziale estasi, sia nel senso iperbolico dell'io,
sia della rinuncia dell'io ai propri diritti sul mondo. Ciò che scandalizza, ciò che sciocca e ciò che Foucault non vuol vedere è questo potere attrattivo della rinuncia. Ecco, naturalmente anche la tematizzazione sadomasochismo in Bersani ha i suoi punti ciechi, però non è che solo Foucault è cieco. Ad esempio, passa tutto da una centralità del masochismo nel sadomasochismo. Alla fine dice, noi riconosciamo che c'è la ricerca del dolore, c'è la ricerca della rinuncia a padroneggiare il mondo, però questo riguarda il masochista chiaramente, non riguarda il sadico. E però insomma lui con questi giochi di identificazione dell'ambivalenza di Freud, che insomma, del tema dell'ambivalenza della psicanalisi, che ieri non abbiamo fatto il tempo a leggere, lui dice centrale del sadomasochismo è il masochismo, lo dice proprio, però questa è un'affermazione che viene data, insomma, che viene assunta appunto con un'ipotesi scontata. Naturalmente io sostengo il primato del masochismo all'interno del sadomasochismo. E quindi, se è vero che è la posizione masochista che è centrale nel sadomasochismo, possiamo concludere che proprio l'esercizio del potere implica la tentazione a rinunciarvi, come se l'eccitazione provocata da un'autoaffermazione iperbolica, da una supremazia incondizionata sul mondo, e più precisamente dalla violenza sull'altro, fosse inseparabile da un impulso di autodistruzione. Quindi anche il sadico gode dell'autodistruzione mentre sottomette l'altro. Cioè, i militanti dell'ISIS che sgozzano nei video i loro prigionieri godono non soltanto di esercitare dominio sull'altro, di annientare l'altro, ma in quell'atto annientano anche se stessi, identificandosi con colui che viene sgozzato. E qui siamo appunto nel dominio dell'interpretazione della psicanalisi, che è un mondo a parte, insomma, a cui possiamo, va un po' accettato con un atto di fede, oppure messo in discussione, rigettato completamente come fa Foucault. È proprio la questione dell'ambivalenza dei gesti e dei processi di identificazione. Però insomma, quello a pagina 99 c'è proprio un richiamo al disagio della civiltà. Di Freud, quindi diciamo che c'è la pulsione di morte. Il sadomasochismo abbatte le barriere erette contro il piacere dell'autodistruzione. Quindi se c'è qualcosa che della diffusione di questa pratica, della visibilità di questa pratica in questi ambienti del ghetto gay di San Francisco ci dice sul potere, è che ci dice che il potere è legato anche al godimento e il rapporto del soggetto col potere è legato anche al godimento della propria autodistruzione. Cioè il godimento è un fattore politico, e che è il godimento non solo del dominio ma della perdita del dominio, e che nella politica, la politica non è soltanto la ricerca di soggetti da parte dei soggetti il loro piacere, della loro affermazione, del proprio riconoscimento sociale, ma nell'attività politica fantasmaticamente, a livello di fantasie, è in gioco anche il godimento della propria distruzione, in cui appunto il masochismo è anche al centro di quei fenomeni che ci sembrano salici. Cioè non si spiega il nazismo senza il masochismo costitutivo dell'umano. Io mi fermerei qua, sono tante cose che abbiamo già detto. Bersani si richiama a copertare saggi sulla teoria sessuale, sostiene che appunto questo masochismo originario è dovuto a suo avviso proprio all'esposizione del bambino, del neonato, no? Alla pulsione in un mondo che ancora non può controllare, che impariamo a percepire, a conoscere la pulsione sessuale in questa fase di totale esposizione all'altro. E poi il testo proprio si conclude, insomma, adesso ve lo... Ah, addirittura, no, questo è curioso, addirittura dice la masturbazione è... E lui parla della masturbazione di un maschio, è un'attività in cui è evidente la ricerca masochistica del soggetto,
è una perdita di controllo. L'arnese con cui gioca il bambino, no, nella masturbazione la mano produce un'eccitazione indissociabile da una certa forma di sottomissione e in definitiva da una perdita di controllo. Nella masturbazione il corpo del ragazzo, nello specifico il pene, dirige la mano che vorrebbe governarlo. Cioè l'adolescenza è quando si masturba, fa esperienza di una forza che governa la sua mano, non è la sua volontà che governa la mano, ma è il pene che governa la mano. Ancora una volta è giunto il momento di cantare le lodi del pene. Non solo perché mi avrebbe parlato di anima, non solo perché è un motivo fondamentale della volontà da parte dell'omosessuale identificare i propri desideri in quanto omosessuale, è proprio l'amore del pene, riconoscimento profondamente scorretto e sgradito in modo particolare a molte nostre alleate femministe. Cioè, Bersani è proprio un provocatore. Quindi. E c'era contro politicamente corretto che guardate femministe che proprio agli omosessuali piace il pene, questa critica del fallo, della fallocrazia, invece è proprio quello su cui si costruisce l'identità gay, ma lo fa provocatoriamente. Però ecco, quindi, questo pene diventa ciò che governa la mia mano quando mi masturbo. Come dire, insomma, il sessuale è sempre un'esperienza di espropriazione del soggetto. E se c'è qualcosa che il sadomasochismo ci dice della politica è che nella politica è in gioco anche questo livello di fantasie. Che Foucault non vuole riconoscere e su cui invece Bersani sguazza, tant'è che la fine del saggio è tutta una ricostruzione a suo modo, che contesta anche l'interpretazione di Freud, un celebre caso clinico di Freud che è il bambino, come si chiama? L'uomo dei lupi, l'uomo dei lupi, che adesso però vi risparmio perché è un rompicapo, perché lui prende una narrazione che Freud fa di quel caso. Trovando nello stesso racconto di Freud il punto di vista del paziente di Freud che contraddirebbe ciò che Freud interpreta di lui e rovescia, insomma, fa tutto un gioco. Comunque l'uomo dei lupi è un bellissimo rompicapo, detto anche Deleuze e Guattari ci hanno giocato molto in Rizoma. Però insomma, adesso questo ve lo resistete, quello che poi lo leggete voi, però ecco il punto, l'abbiamo capito, lui contesta il fatto che non si considerino le fantasie, le identificazioni anche nella sfera politica e che si legga la politica anche appunto in quel modo trasgressivo di Foucault per cui il sadomasochismo diventa politico, sempre dal punto di vista di un soggetto che chiede affermazione, piacere, relazione. Il soggetto non chiede solo questo, l'energia sessuale, come viene tematizzata da Freud, è qualcosa che invece annienta la soggettività e provoca godimento di questo annientamento. Il problema è come è possibile appunto pensare questo soggetto che non è padrone del mondo come un soggetto politico.